Come costruirsi davvero una reputazione, una fama nel mondo dell'arte? Qual è il canale migliore? Come scegliere soprattutto il circuito migliore? Spesso negli anni tantissimi fotografi, tantissimi artisti mi hanno posto questa domanda. Quindi mi chiedono, guarda Luca, ma in effetti se io volessi alzare il mio livello di fama, di reputazione e di visibilità, secondo te è meglio puntare sulle grandi fiere d'arte internazionali, sulle gallerie, partecipare a contest e concorsi prestigiosi, esporre in musei pubblici e privati, esporre in biennali e così via? In realtà nel momento in cui un fotografo ti fa una domanda del genere, mi fa una domanda del genere, già comprendo, già capisco che non ha ben chiaro quali sono le finalità dei diversi canali che oggi puoi approcciare nel mondo dell'arte contemporanea. Detto in altro modo, una grande fiera d'arte internazionale ha finalità e obiettivi completamente differenti rispetto a quello che può essere l'obiettivo, la finalità, tanto per dirne una, di una biennale. Un'altra variante di questa domanda potrebbe essere guarda Luca, io negli anni ho partecipato a numerose fiere d'arte internazionali, ho ricevuto anche molti apprezzamenti da parte di clienti, galleristi e critici, tuttavia fatico ad essere ricordato, fatico ad essere visibile. Ora, partendo da questo presupposto, tanto per fare un esempio concreto, partecipare ad una grossa fiera d'arte internazionale, come ad esempio può essere la fiera di Maastricht, oppure Art Basel della Basilea, oppure parlando di fiere dedicate espressamente alla fotografia, non so, Photo Paris, che è probabilmente la fiera d'arte internazionale dedicata alla fotografia più importante al mondo, ma la stessa Mia Photo Fair che si svolge in Italia, e partecipare a queste fiere ha degli obiettivi completamente diversi da quelli che potresti perseguire esponendo ad esempio i musei pubblici e privati in Italia e in giro per il mondo. Le persone vanno nelle fiere d'arte internazionali per comprare, non per conoscere un artista, un fotografo. Soprattutto una fiera d'arte internazionale non viene organizzata per alzare la fama e la visibilità degli artisti e dei fotografi che vi espongono, ma viene organizzata soprattutto per dare la possibilità alle gallerie ed eventualmente agli artisti indipendenti di poter vendere, quindi di poter approcciare in pochi giorni un numero molto più grande di clienti e di collezionisti. Altro discorso invece è pagare il biglietto per andare nei musei. In questo caso le persone che vanno nei musei non vanno appunto per comprare, ma vanno per conoscere meglio un artista, un autore, un fotografo, e di conseguenza esporre in musei importanti ti permette poi di alzare il tuo livello di fama e di visibilità. Quindi devi sempre capire e comprendere qual è la vera finalità di un canale specifico. Un'altra variante ancora di questa domanda è questa. Questa è una domanda che mi sono sentito ripetere parecchie volte nel corso degli anni. Ok Luca, ma secondo te, per la fama e per la reputazione di un fotografo, di un artista, è meglio una galleria o è meglio uno spazio pubblico? Anche in questo caso, nel momento in cui si fa una domanda del genere, vuol dire che non si hanno chiari in testa quelle che sono le finalità dei vari canali. Cioè, una galleria non nasce come canale di visibilità e di reputazione. Una galleria nasce esclusivamente come canale commerciale. Quasi esclusivamente come canale commerciale. Un gallerista non è lì, non sta lì per renderti famoso, per renderti visibile. Ad un gallerista non gliene frega assolutamente nulla di renderti visibile e famoso. L'unico vero obiettivo che ha un gallerista è quello di vendere, possibilmente vendere tanto. Quindi renderti famoso e renderti visibile per un gallerista è un obiettivo del tutto secondario. Di conseguenza, se tu approcci una galleria e ti senti appagato già per il solo fatto di aver esposto in quella galleria, stai sbagliando completamente ottica, perché la galleria non ti renderà certamente famoso e a maggior ragione se poi non vendi, il gallerista poi rescinderà il contratto o comunque non ti rinnoverà il contratto. Quindi ricorda, per ogni canale ci sono delle strategie specifiche che tu devi mettere in atto per raggiungere gli obiettivi che quella tipologia di canale può effettivamente concederti e aiutarti a raggiungere. Quindi non credere assolutamente a chi ti dice che esporre in gallerie importanti di prestigio alzerà il tuo livello di fama e di reputazione, perché questo nel 99% dei casi non accadrà mai, a meno che chiaramente non vieni rappresentato da le gallerie più importanti al mondo, come può essere ad esempio la White Cube a Londra, che rappresenta Damien Hirst, ma ovviamente stiamo parlando di casi sporadici e del tutto eccezionali. Ma nel 99% dei casi un canale di monetizzazione, come può essere ad esempio una grossa fiera d'arte internazionale, una galleria d'arte, ha finalità completamente differenti da quello che può essere un contest, un concorso fotografico, oppure una mostra organizzata all'interno di uno spazio pubblico o privato.